Eccoci qua, cari amici di YouTube, oggi in collegamento da Shanghai ed è un piacere averlo e lo ringraziamo per quello, Vanni Gibertini di Ubitennis. Ciao Vanni, benvenuto. Grazie, grazie, grazie per l'ospitato. Eccoci qua. Allora, dunque, reduce da una giornata intensa di semifinali del Masters 1000 di Shanghai, due bellissime partite. Io ho seguito il tiebreak della prima e tutta la seconda. Cosa ci lascia questa giornata, Vanni, di grande tennis, dai, possiamo dirlo. Sì, quello, vero, le due partite sono state due belle partite. E sono andate come dovevano andare, come probabilmente tutti speravano che Sì. andassero, perché soprattutto qui c'era grande attesa, c'era grande desiderio di vedere il Federer Nadal, perché teste di serie numero uno, numero due, e sono i due personaggi che di gran lunga attirano di più le folle, cui Certo. era sicuramente la finale che tutti volevano vedere. Le due semifinali sono state di alto livello. Partiamo dalla prima, Nadal contro Marin Cilic. Il punteggio direi che fa sembrare che la partita sia stata molto equilibrata. Ma sì, sicuramente. Il fatto è che nel primo set forse ha meritato un po' più Cilic, che ha avuto un set point, e poi si è un po' incartato alla Sì. fine. Nel secondo set Nadal doveva uccidere la partita almeno due volte Certo. e ha commesso errori non da Nadal. Cilic ha restituito il cuore e la partita è finita, però Nadal ha sbagliato colpi che di solito non fa, per cui è un Nadal che non è il Nadal quasi perfetto che abbiamo visto con Pognini. Sì, Cioè, c'è da dire, Vanni, che Rafa sta giocando tanto quest'anno e al momento sembrerebbe essere il Nadal del 2013, mi permetto di dire. sì, io non pensavo che sarebbe riuscito a giocare un autunno come sta giocando. Poi bisogna vedere quanto durerà, anche se ormai siamo alla fine della stagione, però è arrivato a questo punto della stagione in grandissima forma, e forse è stato anche merito parzialmente della sconfitta subita a Wimbledon da Gilles Muller, che lo ha fatto riposare una settimana in più. Quella settimana forse gli è stata molto utile. Eh sì, in vista poi di quello che è stato il successo agli US Open e dei successivi successi. La seconda semifinale, Vanni, beh, è stata sicuramente una bella partita. Non sapevamo che del potro aspettarci nella sfida contro Federer. Beh, l'argentino ha dimostrato di essere un lottatore incredibile, anche se Federer poi ha fatto valere, insomma, le sue qualità. Dimmi, Vanni. Sì, nel primo set è stato Federer che di fatto ha avuto un piccolo tentennamento quando ha subito il break, ha sbagliato due diritti e quei diritti gli sono costati il set alla fine, e nel secondo set invece è successo un po' il contrario, è stato Federer che è riuscito ad Sì. alzare il livello. Secondo me del tempo era un po' stanco, nel gioco quello da 20 punti Certo. ho visto un po' stanco. E nel terzo set Del Potro ha concesso il break quasi Eh sì. subito, tante colpe sue, e da lì in poi non c'è stato più niente da fare. Direi, Vanni, un Federer in buonissima condizione. È vero che magari nelle precedenti partite non aveva avuto avversari magari di alto grido. Ieri con Gasquet, anzi, sì, è riuscito poi a battere il francese. Lui negli scontri diretti già era in vantaggio. Oggi non aveva una partita semplice perché, insomma, Del Potro l'ha battuto nel recente US Open. Ma Federer, io quello che mi ha lasciato perplesso oggi è stata la capacità di rispondere ai servizi di Del Potro con un rovescio piatto o coperto. Sì. Sì. All'inizio soprattutto, nel primo game lungo, che è stato il terzo del primo set,
Del Popro ha subito parecchie prese sotto il 200 e Federer ha risposto forte, come se non ci fosse problema. Sì, con un grande battitore come l'argentino, insomma, ecco. Ha fatto tornare lui la palla senza nessun tipo di, problema, quando è molto complicato per chi non gioca con la rovescia della mano rispondere, non gioco a servizi così violenti. Quello è stato davvero straordinario. Poi si muove molto bene, colpisce la palla piuttosto bene, magari un po' troppo spavaldo, perché soprattutto nel primo set ha cercato a fare giornate con Del Potro e non è una grandissima idea. E dal secondo verso poi invece ha cominciato a variare un po', ha giocato qualche taglio in più, ha fatto lavorare Del Potro con le gambe, ha fatto scendere, e poi la superficie lo aiuta anche, perché questa superficie in cui, su cui il slice rimane molto basso, quindi da quel punto di vista è stato molto volito, però primo set non è stato, forse per un complesso di superiorità. Infatti Vanni spesso ho notato che lui, che Federer andava all'attacco e si è esposto più volte al dritto di Del Potro, quindi forse non era la tattica giusta con questo avversario, forse. Dico. No, decisamente no. Domani insomma la 38ª sfida tra Nadal e Federer, come dicevi tu. Tu tra l'altro quest'anno i precedenti li hai visti tutti, quindi non si sa che cosa aspettarsi. Ovviamente siamo strafelici di questa sfida. Come sarà il tempo, come è previsto domani? Il campo sarà indoor? Dovrebbe essere indoor, sì, perché domani dovrebbe piovere. Ma il discorso è questo: anche oggi, quando si dice pioggia, non è proprio pioggia battente e continua. Si tratta di una pioggerellina che però rende il cemento troppo scivoloso per poter giocare all'aperto. Certo. Quindi immagino che domani il campo sarà indoor. L'atmosfera è molto diversa quando il tetto è chiuso. Quando il tetto è chiuso sembra veramente un'arena indoor. Sembra che sia un torneo indoor, perché quando il campo è aperto è tutta un'altra storia, è un torneo aperto. Va bene, va bene. Io, Vanni, guarda, ti ringrazio della tua gentilezza anche per averci concesso questa intervista. Speriamo di sentirci presto a questo punto e ti auguro buon lavoro. Tanto tutti ti possiamo seguire su Bitennis, sulle dirette Facebook, quindi a presto, ok, Vanni? Grazie mille, un saluto. Ciao Vanni, a presto, buon lavoro, ciao, ciao, ciao.